Buonasera. Benvenuti a tutti con un leggero ritardo dato dalle circostanze. Ah, ma quale ritardo, che siamo in anticipo? Vero, siamo in anticipo. Perché il nostro orario è il mondo. Ha qualche significato questa frase? Non lo so. Io sono significativo. Stiamo impazzendo, cioè vuol dire stiamo streamando Spiritfarer, come al solito, il nostro appuntamento del martedì. Adesso suoniamo la campana, avevamo già suonato in realtà, ma la suoniamo di nuovo perché ci teniamo a farvela assaggiare. Breve aggiornamento, abbiamo tirato su questi due romanticoni, il gattone e la gattona. Il gattone e la gattona. Mi piacciono i piatti classici. E a lui non lo so. Non ho ancora avuto possibilità di. Ah, e lui è sazio. Gli diamo un abbraccio. Mi ruberà qualcosa. E abbiamo scoperto che è creptomane. Aia. Sì, lui abbiamo scoperto che è proprio creptomane. Gli piace la musica. Eccoci. Oh, tu stai facendo giardinaggio, come sempre. Mi ha rotto il cazzo sta pioggia qua, eh. Porco. Dobbiamo muoverci. Ma suona il violino. Oddio. Pazzia questa, eh. Ma poi è animato molto meglio. Pazzia questa, eh. Questa è proprio pazzia. Andiamo da dove? Allora, in teoria... Vedi che per fare il... come si chiama? Per fare il prossimo... Ah, abbiamo il fiore guida. Abbiamo due fiori guida. Per fare ogni... Per fare il prossimo upgrade importante. Quello degli scogli, diciamo. Però ci manca il marmo e il rosso fuoco. Che non sappiamo bene cosa sono, in realtà. Qua c'è la nebbia. Non possiamo superarla, purtroppo. Andiamo dalla Olga. Io direi... Aspetta che... Ci servirebbe il frantoio, ora che ci penso. Il frantoio per fare la farina, per dargli il suo cazzo di pollo fritto. Dico, adesso pollo fritto. Ecco. Dobbiamo vedere che materie riserve. C'è il frantoio, ci manca il lingotto di Pulsar, che non si sa bene. Il lingotto di Pulsar. Ma non è che ci serve semplicemente il grano al posto che... Non lo so, proviamo. Proviamo. Per me, se mettiamo assieme, guarda, facciamo il mais. Ah no, nel mulino a vento ci serve... Il mulino a vento per la farina. Aspetta che vado a vedere cosa ci serve. Il mulino a vento. Mulino a vento. Ecco qua. Ci serve il marmo. Ci manca solo quello. Però lo possiamo ottenere il marmo tramite le tartarughe. Dici, ma non abbiamo mai avuto il marmo, eh? Abbiamo farmato l'alluminio, non il marmo. Il marmo non l'abbiamo ancora trovato. Però sai dove possiamo andare a trovare il marmo, secondo me? Qua. Ma dove c'è scritto? C'è il punto di domanda. Ma ti ricordi che ci serviva l'abilità? Ah, inoltre, adesso abbiamo l'abilità per i cavi. Possiamo andare alla miniera. La miniera... Dov'è la miniera? Questa, ti ricordi che non ci faceva... Marmo, sì. Eccolo qua. Scritto qua. Vai, perfetto. Marmo, quindi ci serve il taxi per andare. Cos'è? Questa è nuova, eh? Subito, libero, andiamo. Seme di rosso fuoco, è proprio quel che ci serve. Magico cazzo. Qui ci stiamo muovendo? Adesso ci muoviamo. Vado al taxi. Ecco qua. Ok, quindi il libello è per il rosso fuoco e il marmo per il marmo. Comunque, nota seria, un piccolo recap. Abbiamo salutato... Oddio, la... ti vuole. Mi vuole. Che bellissimo. Dopo attenta riflessione ho capito una cosa. Una semplice scatola di cioccolati non è abbastanza. Ma so esattamente come arricchire il mio regalo. Serve uno splendido bouquet di fiori. Vivide seducenti rose. Hai già trovato le rose, non è vero? Magnifico. Pallone. Perfetto. Che splendido bouquet. Per citare qualcuno della nostra conoscenza, il tuo pollice verde è come il tuo cappello.
Non sono accorto nessuno. Col senno di poi non ha bisogno di fare così tante storie. O potresti dare a me. Ne avrò grande cura. No, destinazione parco di Amberton. Bimba! Rose, che pensiero delicato. Non lo so, non mi sta tanto simpatico Giovanni. No, ma pure a me. Non so, puzza proprio di creptomane. Sì, di persone che... No, no, ci siamo fermati mancare il solo. Tocca a dormire, ci tocca. Senti, senti i russoni. Proprio di creptomane, di mamma mia. Oggi mi sento un po' modificato comunque. Un po' modificato? Pure tu ti senti modificato? Sì. Mamma. Perché pure te? Mamma, mi sento modificatissimo. Senti, ma allora cos'è sta cosa? Cosa, perché? Sarà il clima, siamo anziani d'altronde. Mamma mia. Senti, vai a spamare tu la ciurma, dai. Dai, gli da mangiare. Veramente. Stavolta io annaffio e tu gli dai da mangiare e gli dai soprattutto. Sento gli la modifica proprio. Vai, abbraccia e dai a mangiare. Allora, se faccio come l'ultima volta che nessuno mi vuole, l'abbraccio io non rage quit. Dagli da mangiare. Ma aveva la mela piena. Mela piena? Oddio. Mi ha raccontato che dopo la guerra ha aperto una taverna. Il mestiere del venditore non faceva per me. La madre di Astrid voleva aiutarci. Così mi sono detto, perché no? Era un luogo rispettabile, di classe. Non un topaia in cui la gente va ad affogare di specie dell'alcol. Un giorno entra un cliente. Scompigliato, evidentemente in affanno. Si guardava le spalle come se fosse inseguito. Corre verso il bancone, mi afferra per il collo e mi dice: 12 bicchieri del tuo migliore liquore. Prima che abbia il tempo di tornare con il conto, se ne è già scolati metà. E gli chiedo: fratello, che ti succede? Perché bevi così in fretta? A che io rispose: se avessi quello che ho io, berresti in fretta anche tu. Preso un po' intimorito, gli chiedo: santi numi, che cos'hai? Si alza il scatto e risponde: solo 50 centesimi. E infila infila la porta di gran carriera. E fragolina, sono passati 40 anni e ancora mi fa ridere. Carina, mi è piaciuta questa. Hanno tolto la musichetta, hai notato? No, 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 hanno tolto un cazzo, io la sento ancora. Oh no, eccola, eccola. Carina, l'hai seguita? Più o meno, sì. Anche perché stavo giù, no? A dare da mangiare a... Allora, il falco ha mangiato ma non mi ha voluto abbracciare. Schifo. Mentre il grifone... il grifone invece non... Vuole un cazzo. Non vuole niente. Lui invece non ho visto. Lui ha sempre fame. Lui ha sempre fame. Dagli qualunque cosa. Lui mangia tutto. Mangia tutto. Gli do la paella, tieni. Guarda. Tutto. Ho trovato qualcosa che potrebbe piacerti. Un regalo per te. Spero tu sappia apprezzare il valore di queste cose. Comunque la rana è quella più... È quella che abbraccia tranquillamente. Non ha problemi. Sì, sì. Tutti gli altri invece sì. Tipo lui, vedi? È un po' snob. No, adesso ce l'ha la cosa del cibo. Ho cannato. Adesso se l'è presa. Stranamente. Non sarebbe il massimo per me, niente, mi ha frenzonato anche lei. Uff. Bon, li ho nutriti. Pantaloni mostarda. No, vanno di moda ma no. Oh Jesus. Spaccato il ghiaccio. Abbiamo distrutto tutto il ghiaccio. Allora, blusa lavanda, molto carina. Blusa lavanda. Bello, mi piace. Così va bene, molto delicato. E si va, eh? Pazzia. Pazzia anche perché hai tipo un secondo prima che arriviamo. Eccoci. Che cos'è? L'hai sentito, Stella? È musica? Un organo, uno strumento a corda, incredibilmente stimolante, oscura e misteriosa. Che meraviglia. Stella, ti dispiacerebbe lasciare entrare la musica? Significherebbe molto per me. Oh, allora, magari la prossima volta... No! Ho sbagliato il bottone! No! Uffa, sì, ho fatto no! Abbiamo perso l'evento adesso. No, no, possiamo recuperarlo. Dobbiamo solo uscire e rientrare.
pazzi. Non vedevo, eri troppo lontano e mi ha oscurato la finestra. Buggy. Ok, ok, usciamo e poi rientriamo. Dovrebbe funzionare. Ma lo scopriamo. Passia. Eri troppo lontano e non vedevo il dialogo. Ho premuto E pensando. Ecco qua. Arrivano queste emozioni profonde. Ok. Sì, ecco qua. Lascia che la musica ti attraversi. Lascia che arrivi dritto al cuore. Vediamo. Cos'è? Ok. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo colpire. Oddio, pazzia, eh. Pazzia questa, eh. Jesus. Sono troppo fauste. Vai, vai, succhiale tutte. Ma interessano quelle coi semi. Le rosse. Oddio. Basso, in basso, in basso, in basso. Tutto in alto con le rosse, no! Ripiglio! Pazzia, è pazzia questa, eh? Pazzia! Pazzia! No! Tutto finito. Occhio, occhio che arrivano altre rosse. Ecco, in basso. Mamma, è velocissima, velocissima. Esatto. Oddio, oddio, pazzia, eh. Pazzia questa, eh. Vabbè, siamo ricchi, cioè. Altri semi. Oddio! Madonna! Ma che cos'è? Bellissimo. Bello, questa è una di quelle che mi è piaciuta di più. Madossa! È come quella delle meduse, ma è molto più soddisfacente. Beh, penso sia finito. Sì. Buono, ci ha dato i semi di rosso fuoco che dobbiamo piantare, presumo, eh. Prova a piantarli. Subito. Ne abbiamo tantini comunque. Bene, bene, bene. Ci servono. Qua è impazzito col flauto. È di buon umore lei comunque. Non gradisce il materiale di Atur. Non gradisce il martellare di Atur. Vabbè, vuole solo rendersi utile. Effetto umore flirta con le passeggere. vedi. Ma l'abbiamo capito subito. L'abbiamo capito subito. E invece se è di buon umore cosa fa? Suona musica allegra. Fermato. Stessa cosa, gli suona musica gioiosa. Siamo arrivati. Swapounds. Io non mi muovo. Incurati. Ben fatto.
Hai tutto quel che serve, ben fatto. È mio nome darti benvenuto alla scuola. Grazie. Addio, l'hai aperto veramente? Certo. Io mi sono perso. Ok. Oh cazzo. Scende proprio così, A bomba proprio. Ecco il marmo, finalmente. Ma c'è qualcosa, Oddio. C'è sto... C'è una ematite. Eina. Stavo per dire un'altra cosa. Aia. Non la Sandro, dirò. No. Quindi questo è tutto puzzle, Cioè bisogna fare tutte le acrobazie sostanzialmente. Mannaggia. Vedo un cazzo, ma io ci sono. O no? Vai, ti aspetto. Guarda sopra se riesci, che pigli il marmo. Beh, andiamo là. Rip. No, ma secondo me si fa così, no? Che cazzo? Non ci fa niente. Queste, questi bombazzi? Lì c'è un passaggio segreto, ho visto prima, però niente, bisogna andare da lì. Vaffanculo. Ciao, un tavolo bello, benvenuto. Benvenuto. Oddio, come? Scusa? Un tavolo bello, è arrivato. Ah, ciao. Scusa, oggi siamo, come abbiamo detto all'inizio, un po' modificati. Comunque... Modificati, ho trovato lo sciroppo d'acero, l'ho trovato. Tac. Buono. Ci fai i pancake? Bangage, bangage. I panshinji. Attenzione. Grazie, incredibile. Marmo. Pazzia. Pazzia questa. Pazzia, pazzia. Non vedo un cazzo. Sì, ma vedi, ma è un casino. Se uno si perde, che fa? Io sono... Da qualche parte sono. Io sono al buio. Amiibo. Cioè purtroppo è così, non c'è il teletrasporter. Vai. E qua. Io non lo sai cosa, è che non ho visto. Sbaglio o non hai input lag oggi? Oggi per ora fermo prima di dire queste cose. Oh, ho sbagliato io stavolta. Porco. Stai che vado alla cieca. Non è un problema. Vediamo se ce la fa. Il pazzo. Pazzo! No, aspetta, è impossibile. Non puoi farlo. Aspetta. Dai, impossibile. È veramente da pro. No, stai scendendo. Ci ho provato, ma non ce la faccio. Però l'idea era interessante. Yep. Porco. Ecco, tutto finito. Vedi qual è il problema? È che non vedi il dopo e quindi vedi solo il prima. Niente, ci tocca andare piano. Ah sì, infatti ti sto aspettando. No,
No! Aspetta, aspetta. No! Pazzia, pazzia. Allora, no, no, però... no, no, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Pazzia questa, eh. Pazzia, no. No, 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 no. No! No! No, 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 no. Usciremo no. pazzi. Già siamo modificati. No, 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 no. No, no. Lasciatemi stare. No! Pazzia. Ecco, è arrivato qui adesso. E per forza pure di stare su ste liane. Che cazzo di liane. Porco, ma perché? Allora vedi. Buggato, è buggato, tutto, è tutto finito, tutto buggato. A parte che mi basta 2 secondi di input lag per finire veramente tutto. Sì. La hitbox di queste corde è sopra, quindi se tu non... Porco... Senti. Senti! Tutto, tutto davvero... Ma sai cos'è il problema? È che mi si sta pixelando tutto. A modo adesso, a modo, poi... amo... Guarda, tra poco mi dovrai mutare, te lo dico, eh. Tra era, poco dovrei veramente è mutare. È la minaccia perché... più grande questa, eh. Perché si sta pixelando tutto, io mi confondo con te tra un... Vedi, porco... Ecco, inizia lì l'input lag come l'avevo detto. Guarda, non riesco! No, no, basta. Tutto finito. Non riusciremo mai, però, eh. Por... No, 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 no. Oddio, c'è... Allora, c'è un po' di input lag, sì, adesso sì. Piano, a modo, a... dobbiamo solo arrivare su quella cazzo. Ti di rendi mente. Conto che io ero riuscito? A modo, a modo. Oddio, si è bloccato. Si è bloccato tutto. Come? Ok, adesso è rosso, era rosso. È lì input lag, sì. Arca, aspetta, fammi altabare un attimo. Ok, vediamo. Cioè, ti rendi conto che c'ero riuscito ad aspettare te? Tutto finito, Alessandro, no. Tutto finito. Piano, piano. Allora, pianino perché... Questo è come il cazzo di salti su un Epic. No, questo è molto peggio. But... Allora, trolli. Allora, non è che trollo, ti spiego. È che con i pixel, gli spazi e le corde sono troppo sottili, no? E quindi, essendo così sottili... Tu, W, lo devi tenere premuto. Non serve che lo premi quando tocchi la corda. Se tu lo tieni premuto, ti aggrappi in automatico. Lo so, non è quello. È che... Perché hai dei problemi? No... Senti, 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 ho un'idea. Uh-huh. Vengo da te e lo facciamo in locale, ti prego. Non ce la faccio. Ma perché? Porco! Vedi! Vedi! Tutto finito, tutto finito. Senti, aspetta, aspetta, sostiamo un attimo qui, ti prego. Okay. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ti prego, ti prego. No, che se faccio così poi vado a destra e cado. Buggato tu. Ma vaffanculo. Ok, ma piano, 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 piano. Io non li vedo gli spazi. Qua, non li vedo. Segui me, segui la mia voce. Qua c'è uno spazio, ok? Up. Ecco, sono caduto. Adesso, no, 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 adesso no, no. Ti metto il bot adesso e lo faccio da solo. Vai, salta, salta. Vedi che pure te non ce la fai.
Porco. Guardalo, guardalo. L'ho mancato. Ecco. Ecco, ce senti, togli il bot e sali su. Alla cieca. No, 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 devi salire te da me. Occhio, eh. Ecco. Net, non ha funzionato. Io mi dissocio da tutto quello che si sta vedendo. Aspetta, aspetta, ce la posso fare? Non ce la puoi fare. Ti giuro, l'ho fatto così tante volte. Devo scendere. Aspetta, aspetta. Dai, dai, scende. Ah, scende. Sai cos'è questo rumore? Come la sconfitta. Sì, sì. Questa scorreggina che fai tu. Guarda la sconfitta. Questa è la parte più difficile. Bisogna saltare molto in... Ma allora vedi? Appunto di prima. E devo riscendere. Tutto quest'altro, guarda. Tutto finito. Tutto no, da... secondo me non riusciamo. Davvero tutto finito. Guarda, 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 guarda. Porco il... Allora, questo è fatto, questo è fatto. Piano, a modo... Va. Ti prego. Ok. Mamma mia. Non è manco finito, eh. Mo dobbiamo aggrapparci, non so se hai notato. No. Vai. Piano. Ok. Oh! Oddio. Bene. Mai più. Grazie per aver seguito. Mai più. Oddio. Che cazzo ci fai qua? Oh, hai rotto il cazzo, eh. Cosa ci fai qua? Ma si può sapere? Sto raccogliendo i minerali. Vabbè. È Gesù Cristo, lei. Mamma mia, che sconfitta veramente. Eccoci qui. Eccola. Ho le gambe lunghe, mi fanno toccare. Ma com'è? Mo io non so più saltare. Ti prego. Orco. No, dov'è che finisco? Dov'è che finisco? Una cesta. Vabbè, dai. Ah, vedi allora. Poteva andare peggio. Porco. Porco. Due. Ma scusami, ma allora lo decide lui. No, devi arrivare fino a metà, tipo, e poi spingerti direttamente di qua. Vai già di qua, vai già di qua. No. Mentre stai salendo devi già andare già di qua. Ascolta, segui me, guarda me. Fai così e già qua ti sposti. Va bene, ma troppo tardi. Già prima. Tu lo sai che sto sudando, vero? Sì, anch'io. Vai,
Vabbè, ce l'hai fatta. Ma ti giuro, io sto sudando. Ti prego, fai questo cazzo di salto. Ti supplico. Porco. Oddio. Sei impazzito, sei impazzito. No, altri cavi no, basta. Non ce la faccio più. E qua cosa c'è qui? Gesù. Dai, un'occhio da te. Cala. Oddio. Piano. A modo. C'è un passaggio qui sopra. Sotto non c'è nessun diamante. Bisogna fare così, guarda, No, ce l'ho quasi. Oddio, dove sto cadendo? Sei uscito dalla mappa? Cosa c'è? Siamo tornati all'inizio. Basta, chiudi il gioco. Basta. È finita qui. E no, che cazzo. Ma cosa è diventato? Com'è che si chiama quel gioco del tizio nel barile? Come si chiama? Over it. Getting over it. Getting over. È diventato sto gioco. È diventato. Piano, a modo, per favore. Mamma mia. Ecco, manca solo quello, manca. Ok. Cioè, ti rendi conto che si scende completamente? Non ho mai vista la buca. No, vabbè, io mi ritiro. Tutto finito. Spostati già. Ah, già, mentre stai salendo, devi spostare. Bravo. Oh, vedi che hai capito. Grazie per averlo fatto 300.000 volte. Porco. Voi ragazzi, non avete capito che io sto facendo i conti con l'input lag. Posso solo dire... Fai tu. Tutto finito, faccio io. Fatush. Sì. Oddio, che botta di lag. Me devi dare una mano però. Sì, lo so. Scendi un po' a metà almeno, così vedo. Non andare fino in fondo per amor di... No, mai. Rimango qui. Diamante. Tutto qui. Tutto qua. Due diamanti. Non so se è valso terapia intensiva dopo questo coso, però vabbè. Ok. Qui c'è un'altra... No. Porco. Accompagnami. Sei davvero pessimo. Davvero pessimo. Ma perché è tutto così complesso? Fai sto doppio salto, per amor... Quando mai siamo entrati in questa cazzo di caverna? Mamma mia, spero di non tornarci mai più. Qua è... Oddio, solo che... tu puoi salirci, qua mi sa. Porco. Dammi 2 secondi, ti prego. Mi stai facendo davvero impazzire. Salta! Tu la fai così facile. Porca. Tu non hai idea. Tu non hai veramente idea del tutta la fatica che sto facendo. Ok. Cosa devo fare io? Cosa vuoi che faccia io? Devi fare questa cosa, ma devi farla tu perché corri un po' più veloce. Più di così.
Orco. No, io non ce la faccio. Ma tu sei sicuro che ci sia qualcosa? Sì, eh. Lo vedo da qua. Non voglio mai più giocare a questo gioco. Madonna. No, ma non si può, non si può. Si può. Salta. Quasi. Ma cosa è quasi? È da fare al pixel questo, questa rotoliga. È proprio da fare. È proprio da fare al pixel questo sorto qua. Incomodo. Ma più di così. Cioè io vedi che c'è una chest là. Ecco. Addio. Non esce più. Ecco. Basta. 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 Io da. Sono da. Basta. No, 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 è finita, è finita, è finita, è finita. Io sono andato. Fatemi uscire, ho visto una chest, vado a prendere e poi ce ne andiamo per sempre, ce ne andiamo. Se non mi ricordo mai, è qua. Ecco. Abbiamo già preso. Ok, ce n'è un'altra, l'ho vista prima, non so se l'abbiamo preso. Ok. Dobbiamo saltare di qua e aggrapparci. Eccolo qua. Oh no. Lampadario di cristallo. Sai qual è l'unico Fatemi modo... uscire da questo inferno, vi prego. Sai che è l'unico modo per uscire e tornare su? Tu veramente mi vuoi veramente... morto, veramente. Prende un attacchipirina 1000 dopo questa live. Ti sei disconnesso il controller? No. Alessandro? No, 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 ci sono, ci sono. Ci sei? Sì, ho appena... scardinato il cavo dal controller con i denti, però vabbè. Quando cazzo sei? Non ci sono, non ci sono, sono uscita. Hai proprio mandato F4? No, 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 ci sono, ma devo solo riattaccare il controller e ripristinare il cavo che ho tra i denti, praticamente. Vai, vai, ti vedo, ti vedo. Eccoci. Mai più, eh? Senti. Vieni qua un secondo. Grazie, guarda, mi serviva. Mamma, se sta modificato. Porco. No, no, io tantissimo, io tantissimo. Mai. Proprio sono arrivato a un punto dove non ce la facevo. Mai nella mia vita ho sofferto così tanto. È tutto per un cazzo di mulino a vento. Ecco. Non ci credo. È lui. Ecco. Cotone è e lui. Quercia. Thank you.
Entro se fa ridere in maniera strana. No, non hai capito un cazzo cosa stasera, guarda. Io Alessandro. Cosa? Chi? E Goro. Dice che rido in maniera strana stasera. Capisci? Tu? Io sono modificato in una maniera incredibile. Esatto, non, cioè, c'è proprio uno... siamo modificati oggi, questa è la verità. Ora taglio la quercia e non voglio... ci stiamo muovendo. Nessuno anche mi deve infastidire. Comunque devo capire a cosa serve il seme di girasole, che se piantato mi dà altro seme di girasole, infatti non lo pianto più. È appena arrivato, guarda, meglio così. Ti vedrai tutto il resto nelle cose dai Cacrips. Perché no, è successo il peggio, veramente. Peggio. Il peggio. Io e Alessandro stavamo davvero per disinstallare il gioco e Steam e di computer. In qualche modo l'ho fatto. Oddio, vediamo sto cazzo di mulino a vento. Come funziona? Mettiamo il mais. Concludi. Dai, che bello. Guarda che si è messo in funzione. Riassuntino, abbiamo appena fatto la cosa più brutta della nostra vita. Praticamente c'è stato un dungeon pieno di liane, no? Solo che queste liane erano molto molto complesse da azzeccare. Soprattutto perché i due personaggi hanno una visuale limitata, capito? E quindi con questa visuale limitata, beh, era difficile muoversi in due. Poi io ho pure l'input lag perché sono in gioco remoto. Ho i pixel che compaiono e tutto il resto. Il delirio. Puoi immaginare solo il delirio. Insomma, hashtag tutto finito. Poi a un certo punto ho staccato il controller. Così. Sì, è proprio buco. Comunque abbiamo finito il cibo per le pecore. Eh? Le pannocchie e tutto il resto non le abbiamo più. Mazza, è un po' colpa mia. Le pannocchie le sto tritando. Beh, basta comprarne altre. Solo che i semi... Veramente, ma il girasoli a che cosa servono? Sai. Che cazzo? Ah no, ce ne sono varie. Oscurità e silenzio. Ah, sono le farfalle. Sono adesso c'è lui, vedi? Devo prendere quella sopra io. Oh cazzo. Allora sai cosa mi devi costruire? Un altro orticello. Vabbana. Lo costruirò. Oddio, non sono mai stato così esausto in vita mia. Madonna, ma come sono arrivati? Spawnate proprio in bocca. Dai, madonna. Vaffangulo. Tutta in basso. Ma che cazzo? Oh cazzo. Oh, pazzia questa. Vabbè, eh. Ma allora cos'è sta carica? La batteria finale di fuochi d'artificio? Pazzia. Abbiamo preso un sacco. Siamo fortissimi. Adesso siamo ricchissimi, perdonami. Ho
sopra, sopra. Vabbè, lo perdiamo. Invece l'hai preso tu. Magico. E piada. E io vedo i pixel, quindi. Solo questo ti fa capire tante cose. Per te quello è un ammasso, un blob giallo, proprio. Siamo ricchi, sì, siamo ricchi. Questo abbiamo fatto davvero tantissimi soldi con queste cazzo di bello. Ma ormai chi non lo è, Goro? Nel 2020 ormai chiunque. No, davvero, fa davvero. Era raro quando andavamo a scuola noi, lì era veramente raro. Quanto ci mette adesso sto invece cazzo lo, praticamente ovunque, dove vado vado. Vediamo cosa sono queste cose rosse. Ok, rosso fuoco. Cioè, noi quando parlavamo di videogiochi... cioè, ecco, io e Betty ci siamo conosciuti così, diciamolo. Siamo in due su 20. Eravamo gli unici due in classe. Poi molti di quelli che c'erano in classe ci sono arrivati dopo. Adesso, no, cioè, ci sono persone che adesso attualmente ragionano più o meno come noi, no? Ma all'epoca, quando ancora non era moda, non era così. Dopo si sono, diciamo, convertiti tutti. Ma è così che funziona, cioè sì, funzionava. Ma perché fa cool. Ora è moda. Ah, oh, guardi anche tu Attack on Titan. Oh, bella zia. Prima, chi li vedeva erano considerati sfigati, insomma. Hai visto l'ultimo episodio ora di Shigeki no Kyojin? L'hai detto troppo bene, devi sbagliare l'accento. Scusa, Shigeki no Kyojin. Dai, mi fai il nuovo coso, il nuovo tutto coso. Ovarina de mais. Un altro orticello voglio. Adesso faccio il pollo e la farina, vediamo se mi fa il pollo fritto. Pazzia, Alessandro, pazzia. Ho appena visto una cosa e mi ha fatto venire i brividi. Cosa? Ogni mattina si aprono le tende qua. Ah sì? Ah sì? Pazzia, è tutto animatissimo. Pazzia questa, è pazzia. Mi ha fatto venire davvero i brividoni. Pronto a fargli il pollo fritto? Quindi, esatto, arriva l'ora interessante. Ecco, facciamo la galleria di Gustav. Sei contento anche lui? E il mio orto. E il tuo orto. Basta che devi alzare il mulino e ce lo metti lì accanto. Ma ci serve l'acero. L'acero non lo abbiamo da una vita, l'acero. Dobbiamo tornare alle isole iniziali per l'acero. Fantastico, Stella, come al solito ho portato al termine l'incarico con molto gusto. E anche se molte delle mie indicazioni sono state ignorate, si è riuscito a realizzare uno spazio fantastico. C'è un ambiente di lavoro decisamente più consono. Inoltre posso trasferirmi a viverci, così potrò concentrarmi totalmente sul lavoro. Non fingerti sorpresa, mi sento veramente a casa solo quando sono immerso nel mio lavoro. Alcuni ritengono che dormire in ufficio sia un sacrificio, per me invece è magnifico, vero. Come dimostrare l'ufficio dell'oso del Kazoku. Prova di riempire questo spazio vuoto. Che emozione. Buono. Vediamo com'è casa sua. Spoglia. C'è molto qualcosa. Esatto. Bisogna arricchire un pochino. Saltone. C'è il tipo che vuole una scrivania da una vita. Vediamo se possiamo. Oh, scrivania, finalmente gliela possiamo mettere. Qui non possiamo fare nulla al momento. Vediamo se finalmente sto cazzo di pollo fritto per rana. Non mi sento granché in forma. Troppi pensieri. Continuo a pensare alla mia amica Zazi.
L'hai mai incontrata? Da giovani organizzavamo dei raduni insieme. Questa immagine di noi due è l'unica foto che conservo nel portafogli. Ce l'ho da più di 40 anni. Diamine. Se tua zia Viv sapesse che non ho nemmeno un ritratto dei nostri figli, mi ucciderebbe. E adorava Zaz. Adoravano tutti. Questo dovremmo appendere in casa mia. È tutta spigazzata, perlomeno non rischia di bagnarsi. Quindi buona cornice, insomma. È affamatissima. Sì. Vediamo se finalmente abbiamo fatto il pollo fritto, perché... anche lui ha fame. Sono tutti, stanno tutti morendo di fame. Come che piatto è quello? Ah, sete, quello americano. Spaghetti with meatballs. With meatballs, certo, che non esiste qui, tra l'altro. Spaghetti with meatballs. Spaghetti con poppette. Lo stanno a ver a morire tutti di fame. Pollo fritto? Pollo fritto? È il momento? Vediamo. Pasticcio di carne. Il ca proprio. Ok, quindi col mais non esce il pollo fritto. Come cazzo si fa il pollo? Ma ci avrà dato... Scusa. Ma ci avrà dato la ricetta il tipo, eh? Non ci avrà detto il pollo fritto senza darci la ricetta, spero. Pollo fritto. Grasso. Pollo più grasso. E come lo fai il grasso? Sicuramente non con il mulino. No. Ah, un grasso dobbiamo mettere. Quindi possiamo mettere qualunque grasso. Facciamo pollo e... no, non abbiamo grassi al momento, purtroppo. Dobbiamo andare da Tom Nook. Esatto. Però prima dobbiamo andare qua, che è il monte Fujiwara Tomoshima, lì. E c'era quella zona a cui non potevamo accedere coi cavi. Ora che siamo cavo dotati. Ora che siamo, diciamo sì, cable man. Aspetta. Tu ce l'hai con ste cazzo di capre? Le pecore. Ti piace proprio? Sono le pecore. La tua passione. Io ho la passione per le pecore. No, non era di qua, ho sbagliato. Ha già sbagliato. Tu dici? Sì, è qua in fondo a sinistra. Questo è nulla a che vedere. Oh, guarda. Sasso masso. Carbona. Vada le pecore. Da questo. Ok, sì, questo non ricordo. Sì. Non è mica qua che c'è il cavo da qualche parte. Ho sbagliato ISO? Io non mi ricordo, però. Ma io mi ricordo c'era un... Ah, ma che io ogni volta mi fa caccare sotto. Ma quindi non era questa? Era quella, scusami. C'era una miniera dove c'erano i cavi alla fine. Oddio, dove sono andato? Ti è uscito dalla mappa come al solito. E qua c'è tutta la mappa. Ma qui c'è un altro masso. LOL. Ok, non era qua, quindi. Quindi qua cos'è che ci manca, scusami? E vedi che c'è un punto di domanda alla fine, quindi qualcosa ci manca, eh? Rip. Ma che cosa? Perché è piccolissima st'isola. Oh, guardo. È veramente piccolissima.
Vedi che c'è un punto di domanda e un baule che ci manca. Poi io sono, c'era un'isola dove alla fine c'era appunto la corda. Non potevamo andarci. Ma qua c'è una, c'è uno spirito qua, eh. Andiamo nello spirito. Ma dov'era qua lo spirito? Andiamo, andiamo. Il spirito. Andiamo, andiamo subito. Forse ci conveniva prendere il taxi. No, va bene. Io voglio un altro ortigello. Ma alla fine queste... questa pietra rossa, no? A cosa serve? Ci serve un vetro, l'ectoplasma in bottiglia e l'asse di frassino. Ma quella lì? Oh, serviva per qualcosa, no? Hai visto? Ho visto, ho visto. Siamo passati da... dal crostaceo. Serve per me... vedi, serve per migliorare qua. Cosa sta arrivando? Stava arrivando. Il filo di lino serve. Modo migliora. Ah, ho aggiunto le lucine. Ci sarebbe la gelatina per migliorare i campi. Dobbiamo andare a prendere altre gelatine, quindi. Andiamo un secondo a vedere chi è l'animo perduto che dobbiamo... ah, perché secondo me non ce lo ricordiamo. Però secondo me qui potrebbero esserci i cavi. I wire. Sì. Oh, oh, guarda chi c'è. Oh, no. Non credo che abbia grasso, però. Però lui ci, devi prendere più tipo le pannocchie. Ce l'ha le pannocchie? No, un opale. Il grano. Basta. C'è un opale. Cavolo, ma noi stiamo piantando cotone a caso, praticamente. Ah, bene. È qua che... sì, qua ci serviva il doppio salto, ci serviva. Vabbè. Sì. No, il triplo salto ci serviva qua. Niente, niente, io non ce la fo. No, no, neanche io. Dovrei tornare al mio libro, ragazzi. Niente. Aspetta. Sì, sì. Ma basta notare che vedi, l'abbiamo... vedi che quello lì è rimasto lì così. Niente. Mannaia il mor... sì, ma io voglio il grano. Voglio il grano, voglio. Voglio il grano. Mi date il grano. Grano papà, grano papà, grano papà. Io voglio il grano. Il grano. Forse hanno queste, forse grano. Hanno... hanno queste, hanno i cavi di Ozeki, quelle col cavo. Il grano voglio, però. Eroina, guarda questi gioielli, sono per te. Grazie. Cioè, io sto veramente facendo un sacco di cotone, ma servirà tutto sto cotone. Lo sai che non ho ancora capito come si fa la farina?
Io ho messa lì, ma è automatico o devo fare qualcosa? Sì, sì, se il mulino va, vuol dire che funziona. Oh. Ah, infatti è pronto adesso. Ah, ci va un giorno intero. Gli devo dare la farina alla mia pecora. No, no, è il riso quello, non è la farina. Ma io pure. Tieni. Vabbè, stiamo scarseggiando. Ma dalle pecore! Ma dalle pecore! Ma siamo già arrivati o è notte? Sì, no? Sì, 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 sì. Ah, dalle pecore! Era qua. Sono sicuro che c'è una caverna con dei cavi a sinistra. Non potevamo varicare. Sicuro, mano sul fuoco. Aia, ma che ti scotti, sai? No, zii. Fidati. Aspetta, cosa c'era qui? Beh, sono le solite cose. Oddio. Il ferro. Il bug. Hai visto sotto lo schermo? Ho visto, lo sto ignorando. L'ardesia. Ecco qua. Vai. Probabilmente nulla in confronto a quello di prima. Aspetta, dove c'è? Più o meno, perché adesso serve il triplo salto qua per arrivarci. Tutto. Ma sai che sto triplo salto ha proprio rotto gaz? Va bene. Va bene, dai, hai vinto te. Altro. Va bene. A noi due. Adesso vado a prendere sto triplo salto e me lo mangio. Sì, tutto. In mocca. Porca. C'è l'ardesia. Io me ne vado. L'ardesia. Sono caduto a mare. Al carbone. Mi come hai fatto cadere? È impossibile tracciare una rotta con questo buio. Il cazzo. Allora, cos'è che ci serviva per il potenziamento? Qua. Lingotto di alluminio, marmo, rosso fuoco e fiore guida. Ok, abbiamo tutto. Ci manca il rosso fuoco, che lo stai facendo crescere tu, e l'alluminio. Yep. L'alluminio vado a farlo subito. Sta a far crescere il rosso fuoco? Sì, sto boostando. Oh. Quanti ne abbiamo adesso? Dovremmo esserci. No, mancano due secondo me. No, ce li abbiamo invece, ci siamo. Hai ragione. Vedi? Il booster. Allora, dobbiamo andare da Albert, ma è troppo buio per tracciare la rotta. Vedete a boostare? Sì. Il tutto perché Pezzi ancora non mi ha dato un secondo orto. Bustio. E quindi sto cercando di fare
Impossibile per questa nave, capito? Questa nave. Boost, io cazzo. Speed boost. Hashtag Betsy fai un orto per Alessandro. Hashtag Betsy ladro. Betsy. Ok, possiamo andare. Possiamo andare ad Albert. Nel tempo dobbiamo abbracciare e sfamare tutti. Vedi che, guarda, guarda che si aprono le tende, guarda, non me lo sono sognato. Dai un attimo. Scam. Ecco, hai visto che si sono aperte le tende? Sì. C'è stata una sorta di flash. Mi fa venire i brividi questa cosa. Siamo quasi arrivati. Io ho sempre fame. Alex, ti adoro. Ci siamo, siamo vicinissimi. Finalmente possiamo andare avanti. E inoltre possiamo allargare la nave. Buono, yeah. Così si può risistemare. Il narvalo rissoso. Siamo 16.000 lumini. Ne abbiamo tantissimi. Ne abbiamo 28.000. Tutta sta fibra di cotone, cosa ci servirà? Secondo me niente. Oh, pronto? Porco. Porca miseria. Oh, può andare avanti ancora, è incredibile. Pronto a fare lo spaccapietre? Questo è grazie al sacrificio di due dei nostri ospiti. Come puoi vedere, due fiori guida. Qua abbiamo fatto. No, più avanti con l'asse di frassino, il lingotto di zinco e la roccia di cometa. Porco. Ci faremo l'ultimo che è il qua. Senti nebbia. E adesso possiamo spaccare i scogli. Tra l'altro dobbiamo andare un attimo dalla. Dall'uomo cipolla. L'uomo cipolla. Ma non l'hai fatto? Mi sono imbattuto in un nuovo ostacolo. Come sai, il mio lavoro richiede di comunicarsi nuovamente con i miei corrispondenti. In passato mi ha dato una grossa mano tu, ma ora guarda, mi sono tornato in piena forma. Anche se posso farmi una segretaria, mi occorre una scrivania. 13 gramma, bla bla bla, per la nostra galleria voglio solo il meglio. Ho ritracciato un falegname, so che vive a Oxbury, perché tu vada a indagare. Non so di preciso se trova lui, ma so che la sua amante la vuole in una specie di caffè. Restando in tema ci ho riflettuto, non sono sicuro che il vasto assortimento di attrezzi che ho messo a nostra disposizione sia sufficiente. Se dobbiamo costruirci tutto a partire dalle materie prime, le materie più raffinate abbiamo bisogno di un laboratorio specializzato. Dovresti valutare l'idea di costruire una fucina. Dov'è che ci sono gli scogli che ci bloccano? Scusami, vabbè. Dopo vediamo. Mastro Ciliegia. Questa è una grande citazione. Una grande citazione al racconto di Collodi. Una fucina? Ah, è uno degli oggetti bloccati, presumo.
C'è un'ostrica, hai visto? Sì, sì. Una cappa santa. Bella. Mi sono appena reso conto. L'esposizione a cui ho lavorato tanto. Mi sono addentrato nei dettagli. Adesso che ti illumini. Come ben sai, ho organizzato molte esposizioni. Si potrebbe dire che fosse il mio lavoro. Anche se preferisco chiamarla vocazione. Ma tutte. Festival, manifestazioni antifasciste, frodi aziendali, performance, tutte quante sono sempre state condizionate da spregevoli, ottuse, stupide politiche. Non ho mai avuto piena libertà di decisione. Ho sempre pensato, Gustav, quando sarai vecchio tutti ti rispetteranno. Nessuno criticherà il tuo gusto, ma poi sai com'è andata. Legato su quella sedia infernale, le gambe, due pezzi di legno. Un lento decadimento finché a mio viso si è pietrificato in una smorfia ridicola. Oh shit. Ho tutto il corpo non strumento della mente, la mia mente è sempre stata limpida. Quello che non riuscivo a sopportare la percezione di altri grandi di me. Quando ti trasformi in una statua grottesca di te stesso, la gente inizia a trattarti come un pezzo di mia. Tutto quel lavoro, tutti quegli anni, sacrifici e migrazioni improvvisamente hanno perso importanza. Ho cercato di continuare a fare il mio lavoro, grazie al tuo aiuto, ma non è più lo stesso. Questa volta invece sarà diverso, questa esposizione sarà puro caos. Scalate insieme, va bene. Difficile con questo potente messaggio di trascendenza attraverso la bellezza. E questo è il mio obiettivo. E anche il tuo, se deciderai di aiutarmi, sono certo che lo fai. Ah, quindi lui è quello. Quello in sedia a rotelle, sostanzialmente. Ah. Vabbè, si può dire la parola sedia a rotelle, non è bannabile. No, 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 certo. E lui, insomma. Ah, bravo, ah, bravo. Ok. Nice. Nice, come sempre. Ora la domanda è, dove sono questi scogli? Non capisco. Questa è la nebbia, tu dici. Questa è la nebbia, questo è il ghiaccio. Forse dobbiamo esplorare. Nebbia. Forse questo? No, è sempre la nebbia. Ah, forse questo è ghiaccio. No, non è bianco. Allora, passa da Olgas. Facciamo Olgas e poi ci proviamo. Pazzoide. Oddio, guardalo, guardalo! Oddio. Ma sta facendo il sushi? Ma ti giuro, sta facendo i nigiri. Sì, sì, sta sì, facendo sì. Il sushi sta facendo. Pazzoide! È incredibile. Col becco, col becco. Questa cosa è incredibile, no? Sì, super incredibile. Tieni. Cazzo, capitano. Lo adoro, cazzo. Chiunque faccia gli uramaki col cazzo di un secchio di pollo fritto. Lo sappiamo tutti che vuoi il pollo fritto. È un mese che ci parli del pollo fritto, ma no! Perché dire? È iniziato, è riniziato. È partito, lui è pazzoide, come al solito. Eccoci. Adesso facciamo tutto acero. Ah, ecco là sopra l'acero.
vedevo qua. 9 pezzi, ammazza. Tanta roba. Sentiamo, direi 2 aceri e un marmo. Una pianta, un acero. Se avevi il tuo cazzo di giardino. No, mi sa che ho sbagliato. Li metto e poi fai e concludi. Uno? Sì, sì, uno. Non puoi metterne di più. Adesso che? Ti immerge. No! No! Pazzoide. Perché? Tutta sta fretta. Vabbè. Volevo vederti finire sott'acqua, sarò onesto. Buh. Sarò breve. Vai direttamente all'isola. Senti come sviolinizza. Comunque sì, lui l'hanno animato benissimo lui, hai visto? Sì, lui è fatto proprio al computer. Beh, sono troppo fluide. Sbaglio, è un po' che non vedo il leone. Ah, il... Giovanni, come si chiama? Il farfallone. Che cazzo è finito? Ecco qua. Madonna, come cresce veloce. Ah, va. Guarda, gli esotico. Vabbè, pieno di carboidrati, li evita sempre. Proviamo il curry di pesce. Vabbè, ancora allora. Siamo spiringa, ma... veramente alta cucina. Ok, gli piace l'alta cucina. Eccole qua le pietre che stiamo spaccando. Pietruzze. Sai cosa sembra? Shipwreck Bay. Beh, cosa è successo a Shipwreck Bay? Tante cose brutte. Tantissime. La morte, la fine. Eccoci, stiamo andando al molo di South Point. Il molo del punto sud. Senti, è cambiata la soundtrack. Ci manca il frantoio. E un altro orto per me. Sì. A me serve. Sì. Aspetta che vada immediatamente a non fartelo. Ma perché mai? Ah, tu vuoi dare da bere a quelle piante lì, eh? Io me ne vado. L'ho già fatto, no! Oddio, ma cos'è Shanghai? Sembrava. Mamma mia. Oh, c'è qua. Oh. Dion, cos'è? Beh, un toro che penzola. Un toro. Ma un toro che penzola, quella... non capisco. Esatto. C'è una mano, c'è quel tipo laggiù, non guardare, guarda me. Sì, insomma. Quel tipo ci sta creando diversi grattacapi. Scende la vita difficile, sto mandando a monte la nostra operazione. Non posso scendere troppo nei dettagli. Diciamo che non sarebbe male se si prendesse una vacanza permanente. Ci siamo capiti? Mi so occuparti di lui, intesi? Senza dare nell'occhio. Una ragazzina pacifica, ma non mi inganni. Ha il classico sguardo dell'assassina. Vediamo cosa riesce a fare. Che stai facendo? Perché mi guardi in quel modo? Ok, calma, un momento. Quei due zocconi ti hanno mandato qui a intimidirmi? Andate a fissarmi. Puoi interrompere la recita. Con me le minacce non attaccano. Ho delle bocche da sfamare. Non avrò vinta quei due bulli, non che siano stati particolarmente subdoli. Sono andato in giro a chiedere se qualcuno poteva aiutare a contrabbandare merce nelle altre isole. Ma come non attacca? Riferisci quel che ti pare, non mi importa, inventati qualcosa. Mi piace di mangiare i miei pesciolini, Brussi.
Comunque i miei bassi lo spariscono. Chiaro? Bene. Madonna, non riesco a... Sta tremando nei pantaloni. Che iacco. Non sono riuscito a vedere qui. Ho usato il mandarino rovesciato. Il vecchio passo lento. Non importa. È un'area distrutta. È fatta a pezzi, ragazzino. Si è guadagnato il privilegio di darci un passaggio. Andiamo sulla tua barca. Ah. Perché dire? L'abbiamo subito presa. Piato l'abbiamo. Vabbè, aspetta, aspetta. Speriamo qua. C'è qualcos'altro. Marmo. Basta, finito qui? Sì. Nice. Per il resto ci serviva il triplo salto, credo. E invece? Oh, oddio. Zinco. Quell'abbaglio di luce è fortissimo, eh. Oh sì, oh sì. Dove sto andando? Ce tutto finito, eh. Ce l'ho fatta. Ah, ti mando l'ascensore. Abbiamo trovato lo zinco che ci serviva. Aspetta che ti rimando su. Ah, sta tornando su da solo qui. Madonna. Epilessia, eh? Epilessia, portami via. No, ma cioè, è troppo forte. Non c'è nient'altro qua, eh. Solo per farmare lo zinco, mi sa. Baia! Oddio, hai visto? C'è la cesta. Pazzia, c'è la cesta. Aspetta, aspetta. Non ci si può arrampicare qua? No, no, dovevamo farlo prima. Ovviamente tu ci arrivi perché salti più lontano di me. Cos'è quello? Scopriamo quando riuscirò a romperlo. Chiudi gli occhi, eh. Cos'è? Hai visto quanto oro? È oro, oro, c'è oro! Oro, c'è oro! Aspetta, no, 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 no. Fammi fare così, dall'altissimo. Tutto finito, non c'è nient'altro, è finita la mappa. Ok. Va bene. Oro, oro, c'è oro! Come puoi dire una cosa simile? Come puoi dire tu una cosa simile? Tutti gentili. Un momento, sei pronto a vedere cos'è? No, tra l'altro dormono tutti, quindi ci siamo solo noi. Poi sono già tutti là. Sono tutti lì. Ega. Cosa stai guardando? Cosa sei? Cosa sei? Perché penzoli? Oddio, ma non... È un gnu e un colibrì? Oddio, senti questa musica rap? Oddio, è vero. Non badare a lui. Sono sempre io a parlare. Mio fratello Mickey è un tipo taciturno. Se hai una domanda, devi chiedere a me. Siamo capiti? D'accordo, te la sei cavata bene. Una passeggiata. Mio fratello dubita che tu abbia la stoffa per governare questa barca. Potremmo anche assumere il comando al posto tuo. Sì. Mettetelo bene in testa. Ci vediamo. Oddio, ma lo solleva? Pazzia, pazzia no, questa, eh. Vabbè. Pazzia, eh. E quindi? E mo lo porto da qui.
Lui si sposta così. Vabbè. Magico, che ti devo dire? Ma dobbiamo dormire. C'era il grifone che voleva la pappa. Ora digiuno tutta notte. È tipo un ognu e un colibrì. È incredibile sta cosa. Ma sono tutti svegli, ma... Mo sono andati a letto. Ma cos'è? E invece... La sveglia del mattino... Oddio, cos'è? Cos'è? Subito. Cos'è? E? Raggi pulsar, ma stiamo impazzendo è qua. È proprio quello che ci serviva la cosa pulsar, no? Sì, sì, ci serviva, ma stiamo impazzendo qua. Cos'è raggi pulsar? Ma... Ah, buongiorno ragazzi, abbraccia. Ecco. Abbracciato, e lui cosa dice? Niente. Non dirà nessuno. Mi piace che parla l'uccellino al posto del tipo. Ma chissà cosa dobbiamo fare con sti raggi pulsar. Beh, a cos'è che ci servivano tra l'altro? Per craftare le cose, procediamo a lui con i raggi pulsar, vediamo. È pronto? Arriviamo in ogni direzione, ma ti devo pensare di non farti là sotto. Oh! Ma che... Io, aspetta, aspetta, fammi uscire da qui. Ah! È la stessa canzone, però fatta in modo... Oddio, ma si muovono, hai visto? Oddio, ma che hai visto? Ti evita, ti doggia. Pazzoide, Dai, però non è giusto. Ma è impazzito, È impazzito questo, Ma sta modificato sto raggio pulsar qua, No, vabbè, ma mi trolla, no, non, no, così no, però. Ma quello va in orizzontale, ma cos'è? Sanno, io sono completamente... Aspetta, aspetta, è salita in alto. Sto impazzendo, Ma mi trollano, ma com'è possibile? Ma come si fa? Corri, 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 arrivano, arrivano, arrivano. Ma arrivano cosa che mi... Guarda cosa fa, guarda! Abbiamo presi tipo due, ne abbiamo presi. Vabbè, tutto finito. Insomma. No, dai, no, ne avrei presi un po'. Che emozione. Vediamo qua. Hai visto, Mickey? Hai fatto faviglia, amica mia. Sai che ti dico? Finalmente ho trovato il soprannome giusto per te. Stai per essere promossa. E vuoi di passare da ragazzina a picciotta. Ti piace? Ma certo che sì. Mi non piacerebbe picciotta. È un classico intramontabile. Ma non montarti la testa. Sei ancora sotto di noi nella gerarchia della vita. O lo sparisci. Siamo molto impegnati. Senti, io siccome ho finito tutto per le pecore, gli do il caffè. Vai. Capito? Do alle pecore il caffè. Oddio, sono tutti cattivo umore, perché? Vai, suona. Perché? Non gradisce il materiale della tour, crede che Mickey si comporti da burro. Bastardo. Quando mi chiederà una casa, non gliela costruisco. Ehi, ragazzina. Comunque fighissimo. Ma aspetta, ci sono le stelle cadenti. Sì, sì, sono i pulsar.
Fantastico. Non ci credo. Che spettacolo meraviglioso. Spalanca gli occhiucci. Questa è una pioggia di comete. Non la trovo assolutamente splendida. Ed è solo moderatamente pericolosa. Sì, certo, potresti perdere un altro o due. Ma sono menomazioni davanti a uno un porco. Cos'è il dolore fisico se puoi goderti l'emozione più grande della tua vita? È come se non bastasse, potresti anche ricavarne delle rocce di cometa. Allora che ne dici, bambina? Subito, subito. Divertiti. Quindi? Ma dovrebbero arrivare. Se si può. Oh, cazzo! Oddio, ma sono bellissimi. Ma è bellissimo. Lui è impazzito, lui è impazzito. Guarda, guarda, guarda. Ho visto. Si è buggato. Ah, ma la roccia di cometa ha una drop bassissima. Sì. Cioè, tipo, te la droppa se li colpisci nei primi due secondi. Una cosa del genere, vedi? No, ti dai i soldi e basta. Ma scusa, ma... è modificato. Ma è fighissima questa cosa. A parte che stiamo facendo un fottio di soldi. Sto guardando su quello. Madonna, ma abbiamo già fatto 2000 mugumini? Quanto pare. Comunque questo è uno dei più belli, eh. Fighissimo. Ma cos'è? 5000, ma guarda che roba! No, lui si è comunque palesemente buggato. Ma faceva così in continuazione. Bene, bene. Sei stata grande. So che sembra sciocco, ma sono sempre stato un amante del rischio. Lui ci sono in brivido, mentre anche elettrizzante. Corre le 7 in giro senza svegliarsi un attimo, dopo sarà ancora viva. Questo è lo spirito giusto. È un talento naturale, ti voglio così bene che potrei mangiarti. Chi è? Cos'è? Cos'è? Dov'è? Chi è? Cos'è? Dov'è? Ma ti rendi conto, picciotta? Facciamo due passi. Schiaccia, schiaccia. Con Bruce e Mickey. Comunque è davvero un sacco di creatività, eh? Bella, bella sta cosa del coso che viene spostato dal colibrì. È incredibile. Bene, bene. Cosa vedi? Niente, questa barca è piena di niente. Mica ci sta male, devi darti da fare. Costruiamo qualcosa che la rende memorabile. Mi serve un frantoio per ridurre in polvere le pietre. Ora lo possiamo fare. Non preoccuparti, puoi farci perfino una mezza cassetta come te. Cosa stai aspettando? Va bene, va bene, va bene, lo faccio. Frantoio. Lingotto di pulsa, rasse di... Aspetta, ci mancano le asse di frassino. Alza quelli con il tetto. In che senso? Quelli con il tetto, alzali. Esatto. Esattamente. No. Ok. Tiralo più su. Anche l'altro, quello sotto. Così va bene. Sì, questo va bene. Esatto. Tiralo su. No. Esatto. E vai, tira su. Non va più in su di così. Vediamo, sostituisce. Peccato. Ah, ma così ci possiamo mettere sotto le cose più utili da prendere, tipo un altro orto, per esempio. Porco. Altro orto. In alto, mettilo pure in alto, tanto. Ah, a posto. È un mulino a vento, d'altronde. Tanto abbiamo tanto di quello spazio. Che possiamo tantissimo, fare quel cazzo che vogliamo. Fare. Vai. Aspetta, che sto guardando. Frantoio, dobbiamo fare i lingotti. Dopo li faremo. Intanto metto a cosa per cosa. Parco di Ember Town. C'è un sacco di posti.
Vabbè, andiamo prima questo che è vicino. Old Central District. Ne approfitto per fare i lingotti intanto. Ma comunque com'è che la temperatura si è alzata così tanto? Ma caldissimo, fa. Quando sembrava, no, che dovesse diminuire. Ma caldissimo, infatti userò il clima stasera. Devo smettere? Sì. Scusami, ma vai, il lingotto e lo zinco devo fare, va. Il zirconium. Oh, ma lo zinco è lentissimo da fare. Questa roba. Tanto lo, tanto il tempo c'è. Nel senso che... Ah no, ma lo zinco ha una finestra bassissima, vedi? Vado, difficilissimo. Vabbè, ce l'ho fatta. Proviamo il pulsar. Pazzia questa. Vai. Vediamo. Ah, vabbè, al centro, dai. Mi sta esattamente al centro. Eccola. Vedo un cazzo. Questa è New York, palesemente. Sì. Qualcuno mi spiegherà perché serve il pulsar, il materiale dell'eterno del cosmo, così descritto dal gioco, per fare un frantoio. Effettivamente molto. A me non pare che al lago di Garda per fare il frantoio usino il pulsar. Beh, non lo puoi sapere. Te l'hanno mai detto, te l'hanno mai fatto vedere. Adesso andrò a investigare. Io, ma tu, tuo frantoio. Esatto. Te lo diranno. Me lo diranno, tutto... Te lo diranno perché loro in realtà gombiotto. Il pulsar se lo tengono stretto. Un gombiotto. Non lo danno mica a te il pulsar. Leo. Eccolo qua, lingotti. Siamo ancora 5 di zinco. Come si smette? Io ho il telefono che si surriscalda un sacco quando lo carico. Mamma mia, ormai è andata. È proprio vero che i telefoni durano due anni, tre massimo. È tristissima sta cosa. Yeah. A proposito, com'è Android 11? Figo. Le chat a bolla sono finite. Quindi cioè, c'è qualche bugghetto oppure è già super pronto? Non lo so, io per ora bug non ne ho trovato. Anche se sicuramente qualcosa c'è. Io ho visto che adesso quando tieni premuto il pulsante di accensione e spegnimento c'è proprio tutta una dash con addirittura Google Pay. È una mini dashboard sostanzialmente. Mamma mia, quelle cose mi piacciono proprio. Mi piace assai. Lo permette il frantoio, eh. Ma quanti anni ha il tuo? Telefono? Mm. Uscito nel 2017, ma io ho preso nel 2018. Sei pro, no? Pronissimo. Frantoio. Ma ci manca il frassino. Tutto finito. Andiamo a Piallo. A Piallo. Tutto andiamo in questa città, New York City, palesemente. Sì, palesemente. Oh, c'era una capasanta. Eccoli qua. Eccoli i nostri amati cavi. Ah sì, tesoro, dove sei cacciato? Tu sei addetto alla consegna. Ah, no. Allora chi saresti? Larry Salzberg sta girando un nuovo trigger. Chi avrebbe mai detto? Cosa hai sentito? Dove si è cacciato? È qui un secondo fa. Ah, ma questa è la sua ragazzina. Uno l'abbiamo trovato.
Questo, vedi, c'è la spazzatura. Nets. Iniziamo, eh? Siamo alle solite. Ma per come hai fatto, scusami? Allora, devi... vai a terra. Premi su... vai sulla spazzatura, premi su una... no, 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 no. Allora. Vai proprio dove c'è il bidone, alla base. Ok, premi spazio, una volta. Ok. Adesso qua, premi spazio. E poi voli. No, eh. Ok, ok. Dove cazzo sta andando? Vieni qua immediatamente. Devi andare sul condizionatore, devi andare. Condizionatore. 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 E poi ti gonfi. Madonna! Va bene, basta. Porco! Ho staccato il controllo. Tu sei davvero pazzo. Tu sei l'ombra. Aspetta, 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 aspetta. Guarda, guarda giù. Non rientra. Giù, sinistra, sinistra. Guardando la casa di quell'idiota del mio capo. Fare assistente una rottura. Non dovrei ragnarmene. Dormo in questa villa. In più posso fare nel suo bagno. La tazza riscaldata. Potrei starci per giorni interi. Minchia, le tazze riscaldate. Oh, non pensavo esistessero. Quanta roba. Possiamo aprire la porta finalmente, eh? Sì. No. Porco. Porco. Ma scusami, ma cos'è sta roba? Perché la porta si apre solo da lì? Ah, hai visto che c'è la cesta? Ho vista. Devo capire cosa c'è qua, poi provo. Niente, figurati. Forse aspetta, aspetta, usa il raggio del di aria. Esatto, c'è ancora un pochetto, vedi? Non va più in su di così. No, 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 no. Ah, just. Ah, ok, ce l'ho fatta. Tra l'altro sto notando adesso l'intelligenza artificiale di Daffodil, no? Che è parecchio stupido. Bassissimo. Guarda, guarda, guarda. Hai visto come cade in continuazione? Oddio. Oddio. Questo come si poteva fare in due? Non è anche... no, che... sto andando. Miau, miau, miau. Ah, bisogna fare proprio così. Sì, sì. Madonna, che caduta. Mi sono lasciato andare, in realtà. Un'altra cesta. C'è questa caffetteria nei bragi, non posso tornarci. Guarda la chiave del bagno, l'ho fatto apposta. È un baccano assurdo, mi sa che devo cercare un'altra caffetteria. Vabbè, non è servito un cazzo venire qua, insomma. Allora la prossima. Vabbè. Niente, torna... riattacca il controller adesso. Vai, ci sono. No, 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 è automatico, automatico. Eccomi qua. Non c'è scuola. Oddio. Se magari la giusta. Senti... ah, no, è guarda che adesso no. Vabbè, non è servito un cazzo, ho capito. Cioè, è servito per la tipa lì. C'è servito per la nostra incolumità. Quello l'ha ferita, la nostra incolumità. Io sono stato ferito. In tutto sono stato ferito. Vat spes. Sp.
Oggi fatto space. Oggi fatto space. Cazzo è successo? Hai preso qualcosa? No, i cavi si stanno intrecciando. Beh, che idea. Un altro drago. Un drago. Un drago d'argento. Drago di Embertown. E Cass. Qua c'è Oxbury, che vendono il manzo, il maiale, il pollo e l'uovo. In modo di South Point ci siamo stati. Bello. Tanto da esplorare, ma ci toccherà fare la prossima volta. Direi che anche oggi abbiamo dato. Abbiamo fatto un sacco di. Abbiamo davvero fatto un sacco di progressi. È incredibile. Yappers. Ma cos'è? Vedo una pianta là, che mi. Ah no, la farina. Mi fa una farina al giorno, insomma. Anche oggi abbiamo fatto un sacco di progressi. Sono molto soddisfatto. Fortunatamente non abbiamo dovuto salutare nessuno stavolta. Ma per ora. So che comunque, guarda, è indecente sta cosa dei girasoli, eh. Mamma mia. No, ma perché, scusa, io pianto il seme di girasole e fin qui tu dici ok. E il problema, sai cos'è? È che alla fine quello che mi dà sono altri semi di girasole. Ma non è che c'è qualche trick particolare? No. Guarda come cresce veloce, eh? Vedi che c'è qualcosa che non va. Piantati nel campo, questi semi diventano dei girasoli. E poi una volta che li taglio, escono sui semi. Secondo me, ti puoi tagliare solo quando il sole è alto. Tu dici, e tutte le volte che li ho tagliati, hai fatto dici una... che... Una cazzata, hai fatto. Allora, sono pronto a smentirmi. Vai. Il sole alto è tra poco, giusto? Nell'orologio. Tra poco, sì, sì. Fatto tutto. Aspetta, aspetta però, dobbiamo aspettare il sole. Ah no, basta, abbiamo fatto. Ops. Aspetta! Troppo tardi. Vedi che hai preso il seme di girasole. Aspetta, aspetta un attimo. Aspettiamo. Vediamo se hai ragione te. Non pensavo che fossero cresciuto. Sì, sono al massimo. È sparito l'orologio, com'è? Oddio, cos'è che serviva per Z? Ok, aspettiamo. Tanto presco questo. Di una cazzata, però. Vabbè, proviamo. Anche a pochissimo. Ecco qua. Vai, vediamo. Prova del 9. Solo semi. Esatto. È inutile. Cioè, ti pianti quello che. Cioè, che senso ha? Si moltiplica e basta. Poi vedi, piantati nel campo diventano dei girasoli. E fin lì sono diventati dei girasoli. Solo che quando li tagli. Capito, no? Non lo so. O puoi fare solo olio di.
Ah, ecco come si fa il grasso per il pollo fritto. Bisogna fare il... la cosa. Fare il frantoio e metterci sera, sostanzialmente. Sole. E allora... E allora dai, è fatta. L'abbiamo capito. Cazzo si trova il legno di frassino. Ma sono tutte città qua. Bruci la città. Ma è notato? Tipo, siamo tipo in periferia. Sì. No, comunque, se tu mi dici che effettivamente il grasso lo fai così, allora abbiamo fatto bingo. Sì, sì, il grasso lo fai così. Niente. Si può provare adesso? Vedi? No, perché non ce l'abbiamo il frantoio. Vedi qua, puoi schiacciare nel frantoio per ricavare l'olio di girasole. E a cosa ci serve l'olio? Fa il cazzo di bollo fritto. Tu dici? Certo. Quindi... Per tutto questo tempo, la risposta ce l'avevo sotto il naso, continuavo a chiedermi ma che cazzo servono tutti sti semi? Fai il pollo fritto. Allora sai che faccio? Uno, due, tre. Così di prepotenza. Mi sto chiedendo cosa servono le cazzo di cometa. Eccole qua. Io le schippo. Ora c'è il cometa. Mettiamola in mettiamo in moto il frantoio. Beh. Non mi hai detto tutto e niente. Ah, devo dirgli di no per andare. Ora piace il cometa, è bellissimo. Tutto è bello in questo gioco. Sì, sono proprio dei fuochi d'artificio molto bellini. Ma quasi esserci. Yes. Sas. Sì, sas. Mio. Per andare a Oxford, come si chiama questa città qua? Minchia, non ci posso credere che abbiamo trovato la soluzione. Per fare il pollo fritto, sia. Mamma mia, dopo tanto tempo. E io che continuavo a piantare girasole dicendo, ma che cazzo serve tutto sto girasole? È tutta nebbia. Abbiamo trovato il fast travel. Niente. Giunta l'ora. Giunta l'ora di salutarci. Oh, fungo atlantica. Mamma, capa santa gigante, porco. Ce ne sono altre? Bravo. Ah, brava, guarda, adesso devo skippare tutto stasera. Buono, ragazzi, vi salutiamo con la nostra vongola gigante. Adesso dov'è? La troviamo subito. Eccola lì. Capasanta, capasanta. Vongola atlantica, piccola. Ah, vongola atlantica. Capasanta gigante, ecco. Potrei infilarci tutta la testa lì dentro. Che poi la prossima volta la cucineremo. La cucineremo. Quindi, vi aspettiamo la prossima volta, il prossimo martedì, come sempre. E tutti i martedì alle 22. Ragazzi, buona serata a tutti. Grazie per accompagnare come al solito. Vi aspettiamo su Instagram. Comprate le nostre magliette. A proposito, stai schedulando? Devo ancora schedulare. Qua schedulare. Capisco. Però il prima possibile. Che adesso, appunto, una volta che saranno schedulate tutte, arriveranno finalmente a, diciamo, cadenza, vedremo, anche mensile per avere una cosa più limited edition. Molto, molto interessante con il release. Esatto. Quindi ragazzi, buona serata e grazie mille. Adios.